Buonasera, siamo qui alla Sala Umberto nei camerini con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi, che saranno in scena fino al 25 maggio con Taxi a due piazze, prodotto da Gianluca Ramazzotti. Il tema principale è la bigamia. Gianluca, vuoi parlarci della trama? Sì. La bigamia è quando si sposa due volte, insomma, e il taxista è sposato due volte, una volta in comune e una volta in chiesa. Però poi diciamo, succede un fatto per cui il giochetto si rompe e da lì scatta una serie di equivoci per i quali fanno passare al pubblico due ore divertenti, insomma. Assolutamente sì. Giampiero, tu ami spaziare da generi teatrali diversi. Sì. Dopo Frankenstein, Frankenstein Junior, esatto. Ora Taxi a due piazze, quindi generi diversi e ruoli diversi. Ma non è un horror questo? No, allora l'ho interpretato come se fosse un horror. Ne abbiamo visto tantissimo. Come è stato crearsi nel personaggio del fattore? Allora, bisogna una premessa. Si può fare. Dobbiamo aggiungere questa battuta. Io sono un fan di Taxi a due piazze, ho visto tutte le versioni che ha fatto Gianluca e ogni volta ho riso come un pazzo per due ore. Questa volta io sono in scena insieme a lui. Continua a ridere. E continua a ridere. Per me è molto gratificante. È una goduria interpretare il personaggio di Walter Fattore, perché è un personaggio divertentissimo e combina un sacco di macelli, di casini. Aiuta a incasinare. È come un po' stare nelle sabbie mobili, che più ti agiti e più esatto. Però insomma è divertente. Poi è bellissimo sentire il pubblico che ci sta. Pubblico che ride, praticamente due ore a ridere. Un mio amico ieri mi ha detto: io ho tutti gli addominali, mi facevano male, non ce la faccio più, ed è vero. Ah, meglio di una palestra, quindi. Assolutamente. Se volete dimagrire, venite da Guidi Ingrassia, la palestra e il latte a due piazze. E il grasso, oggi la palestra a due piazze. Incluso nel biglietto, chiaramente. Sì, ovviamente. Ecco, voi vi conoscete da tempo, da prima di questo? Sì, da novembre. Non è esattamente così. No, da novembre di 20 anni fa, 25 anni fa. Il 28. Il 28, sì, sì, a novembre. Come è stato stare in scena insieme? Beh, non è la prima volta. No, abbiamo già dato un complimento, abbiamo fatto I due gentiluomini di Verona, Shakespeare, il Globe. Cos'è? Quattro anni fa. E poi ho avuto il piacere di dirigerlo invece in una bellissima commedia musicale che stanno suonando la nostra canzone, dove lui aveva il ruolo del protagonista maschile. Che lui aveva fatto anni prima. Molti anni prima l'ho già fatto anch'io. E poi anche Nights on Broadway. E poi facevo Nights on Broadway insieme. Era una chiaro, diciamo, di un greatest hits di music. Un greatest hits. Greatest hits. Di musical, e quindi noi abbiamo partecipato insieme. Io presentavo e lui invece cantava. Okay, e poi abbiamo fatto un film che di 28 ce n'è uno e non è febbraio. È un film a luci rotte. Tu per appunto sei un tassista bigamo invece di Taxi due piazze, sì. Tornando qua. Sì. È un po' il sogno di tutti gli italiani, parliamoci chiaro, di essere non magari tanto chi tassista, ma più bigamo. Chi no? Dice che sono? No, è un casino, la bigamia è una cosa impossibile, secondo me. Avere una biga forse sarebbe sì, bello. Ai romani, piaceva la biga. ma non è possibile, credo che sia piuttosto l'italiana. Mondo, insomma, sugli italiani è un po' lo stereotipo, nel senso che poi ho visto americani con amanti al seguito, e amanti dell'amante di amanti, quindi insomma non è che sia un fatto proprio italiano, è un fatto, credo, un po' horror del maschio, insomma, che gli piace sì, avere due feudi. Avere dei feudi, esattamente. Gestire, sì. Infatti, feudi a due piazze il prossimo. Feudi a Raia. Esatto. Progetti futuri per te, Gianluca? E io girerò un documentario su coccodrilli. A breve.
nella parte del coccodrillo, peraltro, ieri c'è un australiano, quindi era fare il numero. Perché vedete che viene particolarmente bene il coccodrillo. Sì, 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 no, sì. Ma che in Italia si torna un po', che allora mi ha chiesto se volevo, e tutto bene. No, facciamo, adesso finiamo tanto qui con Giampiero Taxi, che riprenderemo a febbraio 2010. Sì. E nel frattempo io vado a fare uno spettacolo, un one man show su Oscar Wilde, diretto da Massimo Popolizio, che debutta a Borgio Verezzi quest'estate, e poi da ottobre per 4 mesi, 3 mesi e mezzo. Ho capito. Giampiero, tu? Io riprendo Frankenstein per il terzo anno. E lo porteremo in giro da ottobre a febbraio e poi insieme a Gianluca ci riuniamo in questa follia fino a maggio 2015. Quindi sei pronto con la valigia? Sì. Io mi metto direttamente dentro un baule. Sì, viaggiamo nel camion. Esatto. La Mazzotti anche risparmia. Non è prodotto da Eros la Mazzotti, da Gianluca. Luca la Mazzotti, che parla proprio della Maro. No, neanche. Omonimo di entrambi. Di la Mazzotti. Cioè, a volte si fa chiamare Averna per dare una botta di vita. Col quale tu sei stato Boing, hai fatto... Ho lavorato con Gianluca, sì, io direi due spettacoli prima, uno con Fabio Ferrari e l'altro con Antonio Catania, e poi ho recitato con lui in Boing. Sì. Noi sappiamo di un episodio che ti è successo nella vita, molto divertente, di un tassista... Purtroppo più di uno. Numerosi, ma uno in particolare, al momento mi sovviene, di un tassista che ti ha scambiato per il figlio di... Ah, sì, beh, era uno dei tanti, poi mi confondo una volta, forse lo scrisse anche a Giampiero in realtà. Come no, io... Ma lui era sicuro, era convinto che io fossi il figlio di Montesano. Ma in grado della mia insistenza nel dirgli che era così, mi voleva lasciare al Teatro Brancaccio da papà, perché Montesano stava lavorando al Brancaccio in quel periodo lì. Io alla fine, adesso non mi ricordo come fu le prime, ma forse sono sceso al Brancaccio ringraziando di avermi ricongiunto a mio padre, pur di togliermi dai coglioni che non potevo più nessuno. Quando la gente è convinta, io ho parlato una volta con un controllore della metropolitana che era convinto che io fossi Gianmarco Tognazzi. Addirittura? E per 40 minuti io gli ho parlato della filmografia di Ugo, senza alcun problema, proprio che essendo un grande attore Ugo Tognazzi la conoscevo abbastanza. E lui mi ha detto: grazie mille per chiacchierare, queste figure, se vuoi io domani ripasso. Mi chiede pure anche di Mastroianni, ho detto tanto quanti. Niente, ringraziamo i telespettatori di Vision TV, i nostri Gianluca e Giampiero, grazie. G&G. Ma siete un po' Giam e Gianna anche voi. Giambertolo e Giorgiolo. Giam style. La colonna sonora, la Giam style. Nuova, però vi aspettiamo, cioè. Ma dove? A teatro. Ma chi? Loro due? Loro due, se ci sono qui stasera. Lo vedete stasera voi? Noi l'abbiamo visto anche l'altra sera e l'abbiamo apprezzato tantissimo, molto molto bello. E invitiamo per l'appunto i telespettatori a venire a vederlo, perché sono risate assicurate, proprio garantito. E in più dimagrite, come dicevano prima. C'è anche un nudo in scena. Un nudo integrale. Sì. Ma non so. Ma di chi? Al Cesti. Il registratore entra in mezzo. Non me ne ero accorto. Ma infatti, fate l'esperienza. Vi aspettiamo. Venite. Yes. Okay. Ciao. You want the best. Ciao.